Col caso di oggi, amici, ci trasferiamo in Brasile, una terra di grandi calciatori e del carnevale più pazzo del mondo. Buon cibo, persone accoglienti e una natura meravigliosa, insomma uno dei posti più belli del mondo, uno di quelli che solitamente ispirano gioia e vibrazioni positive. Ma come sappiamo esiste sempre il rovescio della medaglia, un lato oscuro che di tanto in tanto fa capolino anche in questa parte del mondo e attira su di sé l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica. Il caso di oggi riguarda un femminicidio che ha scioccato il paese per la particolare violenza con cui è stato commesso. In Brasile il tasso di omicidi sembra essere in calo negli ultimi anni, ma secondo una statistica del 2019 sono in aumento le uccisioni di donne vittime di violenze domestiche. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità una donna su tre nel mondo ha subito una qualche forma di violenza dal proprio partner nel corso della sua vita. Il Brasile ha il quinto tasso di femminicidi più alto al mondo, con 4,8 delitti ogni 100.000 donne. Insomma, gli abusi e le violenze sono all'ordine del giorno, molte di queste aggressioni non sono letali e le vittime hanno la fortuna di sopravvivere e il coraggio di denunciare. Non è quello che è successo a Tatiane Spitzner, una bellissima donna di 29 anni di Guarapuava, una città brasiliana di quasi 200.000 abitanti, nello stato di Paraná. Avvocatessa di successo, lei e suo marito Louis Felipe Manweiler erano sposati da poco più di cinque anni. Lui era un trentaduenne biologo universitario, conferenziere e appassionato sostenitore di uno stile di vita sano. I due si incontrarono all'inizio del 2013 e Louis rimase così colpito dalla bellezza di Tatiane da chiederle di uscire ad agosto di quell'anno. Col passare del tempo i due si sono avvicinati sempre di più, al punto che il 15 novembre dello stesso anno Louis chiese a Tatiana di sposarlo. Passò solo un mese prima che si celebrassero le nozze a Guarapuava. Quello fu il giorno più bello della loro vita. Louis promise alla sua dolce consorte di prendersi cura di lei per il resto della sua vita. Ma le cose purtroppo non andarono esattamente in questo modo. Nessuno si sarebbe aspettato ciò che accadde il giorno del compleanno di Luis. Quella che avrebbe dovuto essere l'occasione per passare qualche ora piacevole insieme a un gruppo di amici si trasformò in una tragedia che avrebbe cambiato per sempre la vita di almeno due famiglie. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, Tatiane, dopo essere andata a farsi le unghie quel giorno, era arrivata in ritardo rispetto all'orario concordato col marito. Quell'episodio avrebbe scatenato una serie di eventi dalle conseguenze imprevedibili, Dopo la festa di compleanno passata con amici e parenti, quella che sembrava una semplice discussione si trasformò nel peggiore degli incubi per la povera Tatian. Quasi tutto quello che succede da quel momento in poi viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del palazzo dove la coppia vive. Le scene sono da subito raccapriccianti. Nelle immagini si vede Luis che prende a schiaffi sua moglie già all'interno della macchina di ritorno dalla festa. Poi si accanisce contro di lei con calci e pugni nel garage sotterraneo del palazzo. A questo punto si vede Tatian che tenta di scappare verso gli ascensori, ma viene raggiunta dal marito che la trascina dentro in modo brutale. Poi la donna tenta di uscire correndo dall'ascensore, ma lui la trattiene con la forza e riportandola dentro. Alla fine i due arrivano al quinto piano e entrano nell'appartamento. Ciò che succede all'interno non è documentato dalle immagini. Quello che si sa è che meno di venti minuti dopo la donna precipita dal quinto piano del palazzo. A quel punto il marito entra nell'ascensore per andare a prendere il cadavere insanguinato di Tatian che si trova sul marciapiede sottostante. Le immagini mostrano anche Luis mentre cerca di pulire le macchie di sangue dalle pareti dell'ascensore prima di allontanarsi proprio mentre arriva la polizia. Uno degli aspetti più scioccanti riguarda i momenti non ripresi dalle telecamere. Passano quindici lunghissimi minuti di continue percosse e urla disperate di aiuto di Tatian, sentite dai vicini. Ma cosa spinge un uomo ad accanirsi con tanta violenza contro sua moglie? Luis era considerato una persona accolta e istruita dalle buone maniere almeno pubblicamente. Sembra però che nell'intimità fosse freddo e distaccato. A differenza di sua moglie, che aveva tanti amici e una famiglia numerosa, pochi conoscevano a fondo il passato di Luis. Si sapeva che aveva un fratello e una sorella, suo padre era morto da poco, e sua madre era malata di cancro. Lui era un appassionato frequentatore di palestre, passava molto tempo a sollevare pesi senza però coltivare relazioni umane che andassero al di là di un semplice saluto. La polizia nel corso delle indagini successive all'omicidio trovò nell'appartamento della coppia una grande quantità di steroidi anabolizzanti, delle sostanze illegali usate dai culturisti per aumentare la massa muscolare. Secondo Adriano Sigal, un endocrinologo brasiliano, l'uso continuato di queste sostanze potrebbe provocare problemi psichiatrici e una particolare irritabilità dovuta anche all'aumento del livello di testosterone nel sangue. Nei mesi precedenti alla tragedia sembra che lui avesse manifestato una gelosia morbosa nei confronti della moglie. Tatiana si era spesso lamentata con una delle sue più care amiche dell'opprimente gelosia di Luis e delle sue scenate che spesso sfociavano in violenza vera e propria. Sembra che tutto sia cominciato nel periodo in cui la coppia viveva in Germania dove lui stava prendendo la laurea. La donna aveva addirittura manifestato la volontà di divorziare dal marito, ma il fatto di dover affrontare molte formalità burocratiche le aveva fatto cambiare idea. Secondo Tatian, Luis la trattava sempre peggio e la umiliava di fronte ad altre persone. Ma che cosa è successo davvero quella sera? Diverse immagini, come abbiamo visto, mostrano la brutalità del professore universitario mentre schiaffeggia più volte sua moglie e lei che cerca disperatamente di difendersi. Ma la forza bruta di lui è ovviamente troppo per una donna di ventinove anni. Le violenze continuano anche nel parcheggio sotterraneo dell'edificio e poi all'interno dell'ascensore dove lei tenta di fuggire, senza riuscirci. Poi la telecamera all'esterno dell'edificio riprende il tragico volo della donna dal quinto piano del palazzo e il terribile impatto al suolo. È a questo punto che Louis lascia l'appartamento e va a recuperare il corpo di sua moglie ormai senza vita e lo riporta su. Tutto questo sperando che nessuno abbia visto quella scena raccapricciante. La telecamera però lo riprende quando sistema il cadavere di Tatiana sul pavimento dell'ascensore. Ed è a questo punto che lui si lascia andare a un gesto di disperazione, forse sapendo di essere ripreso dalla telecamera. Tutta questa messa in scena avrebbe dovuto convincere gli investigatori che Tatiana si fosse suicidata. Quella scena della pulizia del sangue all'interno e nei pressi dell'ascensore è particolarmente impressionante per l'apparente normalità di quel gesto, un po come se quella cosa l'avesse già fatta chissà quante altre volte. Nel frattempo però i vicini chiamano la polizia dopo aver sentito le urla strazianti della donna. LUIS, a questo punto, abbandona l'appartamento e percorre quasi 300 chilometri prima di essere fermato dalla polizia, dopo essere uscito fuori strada con la macchina dice agli agenti di essere fuggito perché non sopportava più di vedere il corpo di sua moglie. Alcuni vicini diranno agli investigatori di averlo visto raccogliere il corpo di Tatiana dal marciapiede dopo la caduta. Uno in particolare dichiara di aver sentito lui sgridare la frase Amore mio, svegliati. L'autopsia sul corpo della donna non riscontra tracce di adrenalina o cortisolo in circolo e questo dimostrerebbe che Tatiana era già morta quando è stata spinta giù dal balcone. Ulteriori indagini sul cadavere scoprono la frattura dell'osso ioide, una cosa comunemente associata allo strangolamento. Questo rafforza tra gli investigatori la convinzione che si tratti di un omicidio. Tutti gli amici della vittima in seguito testimonieranno della paura di Tatian del marito, delle violenze subite e della sua intenzione di interrompere quella relazione malata. Un'amica di Tatian dirà che la donna aveva spesso lividi sulle braccia e parlerà di un messaggio Whatsapp in cui la vittima si diceva convinta che suo marito la odiasse a morte. La donna aveva anche confessato di non fare sesso da più di un mese. Tutte le volte che Tatiana si avvicinava a suo marito, lui la respingeva dicendole che era disgustato da lei. Insomma, quella era tutto fuorché una relazione sana, per la donna era solo fonte di umiliazioni e soprusi, violenze psicologiche e fisiche, fino al tragico finale. In seguito ai fatti avvenuti a luglio del duemiladiciotto, Luis Felipe Mammweiler è stato condannato a trent'anni di carcere per omicidio, più un anno, nove mesi e diciotto giorni per frode procedurale. Il processo è durato sette giorni e la condanna è stata emessa da una giuria formata interamente da uomini. Durante il dibattimento, l'imputato si è persino scusato con la famiglia della vittima per le aggressioni, ma ha continuato a negare l'omicidio dicendo che sua moglie si sarebbe buttata dal balcone con l'intento di suicidarsi. In realtà, la vittima era una persona allegra, sempre disponibile con gli altri, che amava la vita. Nessuno dei suoi amici ha mai creduto per un solo minuto che potesse essersi suicidata. Inoltre tutte le prove trovate indicavano il marito come responsabile di quel delitto. Inutile dire che questo caso ha scatenato un grande dibattito in Brasile legato alla violenza di genere. Secondo la polizia Tatian non avrebbe mai denunciato gli abusi da parte del marito, una cosa abbastanza comune nei casi di violenza domestica. Si stima che in Brasile solo un quarto delle donne denunci. Dopo l'orribile morte della giovane avvocatessa e il processo sua sorella Luana Spitzner ha creato una pagina Instagram per sensibilizzare le persone riguardo al fenomeno del femminicidio, una piaga che continua a crescere in Brasile e in tutto il mondo. La pagina di Luana è riuscita a raccogliere decine di migliaia di follower. I dati mondiali sul femminicidio sono allarmanti, la maggior parte della violenza contro le donne è commessa dagli attuali o precedenti mariti, più di 640 milioni di donne hanno dovuto subire la violenza del partner. Alla fine il caso di Tatian Spitzner è stato risolto anche grazie al lavoro degli esperti forensi, un'indagine che ha richiesto più tempo dei trenta giorni previsti, perché si trattava di un caso molto complicato. Dall'appartamento al quinto piano dove abitava la coppia sono state effettuate tre simulazioni che hanno esaminato la dinamica della caduta della donna. Testa hanno utilizzato una bambola dello stesso peso e altezza della vittima che è stata lasciata cadere da diverse angolazioni testando varie possibilità di come possa essere avvenuta la caduta. Proprio questi test e l'autopsia sul corpo della povera Tatian hanno permesso di arrivare al verdetto di condanna per il marito. A Ma voi che cosa ne pensate di questo caso? Questo femminicidio poteva essere evitato? Scrivetemi la vostra opinione nei commenti.